Bentornati al velodromo di Fiorenzuola, gentili amiche e amici. Si è conclusa la quinta serata, un'altra serata davvero dalle mille emozioni. Ci avviamo al gran finale. Il finale che vedrà, tra l'altro, ospite speciale il cantante Povia, che si concluderà con i fuochi d'artificio dei maestri Bernocco e che vedrà il grande spettacolo delle gare di classe 1 e delle gare, soprattutto della Sei Giorni delle Rose, una Sei Giorni incertissima e bellissima. Con me Cordiano Dagnoni, presidente del comitato della Federciclismo Lombarda, ma anche protagonista stasera nella gara d'Erni del Gran Premio BFT Borzoni. Benvenuto Cordiano. Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti. E allora andiamo a rivivere quella che è stata la quinta serata, partendo dalla prima gara di classe 1, ovvero quella per uomini elite dello scratch. Nello scratch doppietta kazaka con Miraliev davanti a Vasilenkov e Roy Ifting sul terzo gradino del podio. Cordiano, questa sera a Fiorenzuola c'è stato un inedito, che è l'americana femminile, un bel impulso per il movimento, perché questa prova, ricordiamo, va ai mondiali e andrà anche alle Olimpiadi, quindi questo è il primo anno di collaudo, diciamo, e stasera tutto sommato è andata bene. Sì, molto bene, molto spettacolare. Noi come Italia diciamo che abbiamo visto un buon livello delle nostre atlete, avevamo veramente le migliori in campo. Le nostre atlete hanno bisogno di fare questo tipo di esperienza, perché all'estero si corre molto di più l'americana, la Madison, in Italia meno, per cui grazie a Fiorenzuola, grazie alla Sei Giorni delle Rose che ha dato questa opportunità, perché soprattutto è importante confrontarsi in campo internazionale con atleti veramente di alto livello. E allora andiamo a vedere nel servizio come è andata a finire questa Madison di classe 1 per donne elite.
Attilio Pavesi con Emily Nelson e Katie Archibald, vincitrici dell'Americana Donne. Katie, for you, fourth race and fourth victory, a fantastic series. Yeah, I'm very happy. New riders came for this race, people that we hadn't raced against in the previous days, so there was a new exciting field and new challenges, but we pulled it off. È molto felice non soltanto per la vittoria ma anche perché è una nuova sfida per lei con i nuovi avversari e anche una nuova compagna questa sera. Emily, a fantastic race and a great victory tonight. Yeah, it's very exciting to see so many women's teams in the Madison event, and I think that's something that is going to make some really great racing. I can't wait to keep going. Emily dice che è molto contenta di vedere tanti team femminili in gara in questa americana, che effettivamente è una novità quasi assoluta per le donne. Ringraziamo ancora una volta Katie Archibald e Emily Nelson. Allora, vittoria di Katie Archibald, e non è una novità perché praticamente ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato qui a Fiorenzuola, con Emily Nelson della Gran Bretagna, seconde le azzurre Rachele Barbieri ed Elisa Balsamo, terza Laurie Berton e Coralie Demé, francesi. L'abbiamo detto, una gara davvero interessante che siamo convinti crescerà col passare degli anni e col passare appunto dell'esperienza che queste ragazze si potranno fare in pista. Arriviamo alle gare della 6 giorni, la prima è stata l'americana, allora andiamo a vedere il finale. Seguiamo quindi con questa prova quando siamo a 11 tornate dalla conclusione. Questo significa che si sta avvicinando ancora un traguardo a punteggio. Ecco il passaggio. Meyer, Blair, quindi è transitato English, e a chiudere questo gruppetto c'era Gladys. Pasche sta facendo l'andatura in testa al gruppo, quindi abbiamo visto anche Matteo Donegà della Inside. Il cambio tra Meyer e Scotson, 5 punti in palio per quanto riguarda questa volata, che vanno alla coppia irlandese con Doney davanti a Hockman. Risultato del traguardo a punteggio: 12, 10, 2, 8, result of the sprint numbers, 12, 10, 2, 8, prima posizione per la coppia 12, English Doney, Mori, secondo posto per la numero 10, Hockman Black, Affera Menzoni, terza la numero 2, Meyer Scotson, Rossetti Market, quarta la numero 8, Gladys Riniv Bussandri. 8 giri al termine, attenzione perché stanno guadagnando terreno queste coppie. Aggiornamento della classifica: 1 Kneski Thomas Acev, 15 punti, 5 Margeshir Ferri, 14 punti, 12 English Doney, Mori Onofrio, 11 punti, 14 Pasche Perizzolo, Tronis Event, 9 punti. Queste sono le prime posizioni della classifica provvisoria, 7 giri al termine. Procediamo quindi con questa prova, siamo a poco più di 6 giri dalla conclusione. Ecco il passaggio con la coppia numero 2 della Rossetti Market, con Meyer e Scotson che cambiano in questo istante. Quindi abbiamo in seconda posizione con il numero 8 Roman Gladys della Bussandri. Attenzione, c'è un incidente per la coppia dei leader della classifica. Tre giri di neutralizzazione per la coppia vittima di incidente. Si prosegue intanto con questa prova, siamo a 4 giri dal termine, da disputare c'è ancora l'ultimo traguardo, quello a punteggio doppio. Attenzione perché
sta aumentando notevolmente l'andatura in testa. Morgan Kneski dell'Acef, intanto Thierry Scheer risale in pista a tre giri dalla conclusione. Un applauso quindi per il leader della classifica, Thierry Scheer, che riparte. Intanto c'è il cambio tra Rini Vegladis della Bussandri. Tre giri la conclusione, le coppie in caccia sono sul rettilineo opposto. Il quartetto è guidato da Meyer in queste fasi di corsa su Hochmann, su Gladys. Quindi a chiudere c'è English, si prosegue con queste fasi di corsa. Due tornate alla conclusione, due giri al termine. Giri Hochmann, quindi il passaggio per Roman Gladys. Ecco il passaggio del resto del gruppo guidato da Winstro e Tinga. Intanto Doni ha cambiato con Felix English. Attenzione a Scotson, c'è l'ultimo sprint, quello a punteggio doppio, è l'ultima volata a punteggio doppio. Ecco il passaggio, è la maglia della More Onofrio a prendere in prima posizione l'ultimo giro con Mark Doni. 10, 6, 4 e 2 i punti che saranno assegnati alle prime quattro coppie. Parte in questo istante anche Gladys per questi 10 punti, la coppia della Bussandri in prima posizione. Questo è l'ultimo sprint, l'applauso per l'ultima volata di questa Madison, ultimo sprint che va alla coppia della Bussandri, quindi secondo Meyer, poi Gladys, poi Hochmann e quindi Perizzolo, Kneski e Suter. L'applauso per i corridori che appunto hanno gareggiato in questa americana. Vittoria degli irlandesi, English Downey arrivati a pari punti, pensate, con Kneski e Thomas, ma vincitori in virtù del miglior piazzamento nell'ultima volata. Cordiano, a livello di sei giorni, insomma, coppie importanti, classifica aperta, ci sono davvero corridori molto interessanti e già affermatissimi. Assolutamente, c'è veramente un altissimo livello di partecipanti. Noi allenatore Derni facevamo una riflessione mentre guardavamo l'americana, che era proprio quella di dire: ma adesso quando andiamo su quei Derni riusciremo ad andare così forte come vanno loro nell'americana, perché veramente c'è un agonismo, e poi quando c'è la velocità, c'è la battaglia, è uno spettacolo veramente per il pubblico. Questi risultati sempre sul filo del rasoio sono la conferma che lo spettacolo c'è e soprattutto ci sono i grandi protagonisti internazionali. Emozionantissimo anche il giro lanciato, andiamo a vedere come si è concluso in questa quinta serata. Ora è il turno delle medaglie di bronzo ai campionati del mondo dell'inseguimento a squadra, i due portacolori della Rocca. Eccoli al passaggio, Michele Scartezzini che lancia Francesco Lamon. Ecco il passaggio intanto in questa prova. Attenzione al tempo della coppia del Salumificio La Rocca, 22 e 511, il tempo della coppia del Salumificio La Rocca. 21.719 rimane il tempo da battere, ci avviamo quindi verso le ultime coppie in gara. È ora il turno della formazione della Tronis Event con Frank Paschke e Loic Perizzolo. Paschke, un argento ai campionati d'Europa della prova dell'inseguimento a squadre, sta per ha lanciato Loic Perizzolo, il campione d'Europa della prova dell'eliminazione. 200 metri al termine, un ottimo tempo quello fatto registrare dalla coppia della Mori, 21.719. Eccoci intanto con le fasi finali di Perizzolo. Attenzione al tempo, 21.990, questo è il terzo tempo. Ed ora ci avviamo verso le ultime coppie in gara. Le ultime due formazioni per quanto riguarda questa prova del giro lanciato. Ieri si sono classificati in seconda posizione, sono i due portacolori della Alutecno, Steven Burke e Kian Emadi.
Steven Burke, il corridore con numero nero, ha conquistato l'oro ai Giochi Olimpici nel 2012 e un oro nel 2016, entrambi nella prova dell'inseguimento a squadre. Ha vinto anche un mondiale in questa specialità e sprinterà Kian Emadi, classe 1992, uno dei corridori più veloci, se non il più veloce per quanto riguarda questa prova. Suo è il record della pista, 20.458. Eccoli intanto al passaggio e a fare l'andatura è Steven Burke. Kian Emadi sprinterà nell'ultimo giro e poi sarà il turno dei vincitori della prova di ieri. Steven Burke, classe 1988, due ore olimpici, sta per lanciare il detentore del record in questa prova. Ecco il passaggio, il cambio, si lancia in queste fasi di corsa Kian Emadi. Il tempo da battere è 21.719 il miglior tempo, 200 metri al termine per Kian Emadi. Attenzione al tempo della coppia della Alutecno che si appresta a concludere la propria prova proprio in questo istante. Kian Emadi è a pochi metri dalla conclusione, 21.838 è il secondo tempo. Ed ora, signore e signori, stanno per prendere il via i vincitori della prova di ieri del giro lanciato. È la coppia in gara con il numero 9, la coppia della Pavi Nord, che è guidata in questo istante dal rappresentante della Repubblica Ceca Ludek Lichnowsky, che sta per lanciare verso le fasi conclusive l'uomo più veloce del gruppo per quanto riguarda la prova di ieri sera, Christos Volikakis dalla Grecia. Si alza sui pedali. Volikakis in carriera ha vinto un mondiale nel Keirin, è salito più volte sul podio ai campionati del mondo, ha conquistato 17 titoli di campione nazionale. 200 metri al termine per Christos Volikakis, l'atleta greco, 21.719 il tempo da battere. Eccoci con Volikakis nelle ultime fasi della propria prova in maglia della Pavi Nord, chiude in 21.583, vincono la prova del giro lanciato anche questa sera i due corridori della Pavi Nord, Ludek Lichnowsky, Christos Volikakis. 65.710 la media. L'applauso per Lichnowsky e l'applauso per quello che è ancora una volta il corridore più veloce del gruppo, la freccia del velodromo pavesi, Christos Volikakis. E la vittoria nel giro lanciato è andata ancora a Christos Volikakis e Lukem Lichnowsky, come nella quarta serata. Però gli irlandesi, English e Downey, si sono piazzati al secondo posto, a riprova appunto che stanno andando veramente forte in classifica generale, perché poi alla fine è questa che conta di più. Gli svizzeri Margay e Scheer della Ferri sono sempre al comando con 60 punti, Kneisky e Thomas Delace fanno 48 punti, queste sono le uniche due coppie a giri pieni. Rezai, Cocard della Top Forest, 51 punti, un giro di ritardo, 50 punti un giro di ritardo per Volikakis e Lichnowsky. English e Downey della Morin Offrio hanno 44 punti, un giro di ritardo. Scartezzini, Lamon, La Rocca, 42 punti a un giro. Burke e Madi, 41 punti a un giro. A 40 punti ci sono Pasche e Perizzolo, sempre a un giro di ritardo. Cordiano, io una classifica così equilibrata di una 6 giorni raramente l'ho vista, forse mai a una sera dalla fine. Beh, però basterebbe guardare tra tutti i nomi che hai elencato quanti titoli ci sono, sì, perché quella è la conferma dell'altissimo livello, per questo che è tutto sempre così aperto. E credo che lo spettacolo dell'ultima sera sarà scontato, perché è un risultato che può essere sorprendente per qualsiasi coppia. Eh sì, può succedere veramente di tutto, basta guadagnare un giro, ma non solo, perché anche a punti sono tutti vicinissimi e quindi poi con i tanti punti in palio nell'ultima sera ne vedremo delle belle. Veniamo alla gara dei derni, allora al Gran Premio BFT Burzoni, davvero appassionante, il pubblico lo segue con grande trasporto ed è stato così anche quest'anno. Andiamo a vedere il finale.
Martin Bla in testa a testa tra Bla e Lamon. Attenzione a Thomas, tre corridori appaiati all'ultima curva. Attenzione per questo sprint con Thomas che riviene. Thomas, ed è Thomas su Lamon, Bla, Cocard. Morgan Arneschi e Benjamin Thomas, vincitore di una splendida gara del Derny. How was the race? It was very fast. In the 10th last lap, we were 5-4 place, so I say to my Derny, at two laps to attack and try to win the sprint. And he was good, and I take his wheel, so I'm very happy to win this with Morgan. Ok, è stata una gara molto impegnativa fino a un certo numero di giri dalla fine, erano staccati, ma poi ha spinto con il Derny che conduceva la sua bicicletta e sono riusciti a vincere. Una gara favolosa, una fantastic race for you. Yes, it was a fantastic race for us because I was with Benjamin. Yes, Derny race, it's always funny, it's always fast, it's very good for the public. And we did a really good race. That's really great for us with the rainbow jersey. We finished a very good night. Ok, la gara del Derny è sempre molto veloce, molto impegnativa, ma è anche molto divertente per il pubblico. Hanno corso al meglio e poi dopo le difficoltà, perché ci sono state varie fasi di gara, sono riusciti a vincere. Congratulations to Morgan and see you tomorrow. Thank you. Grazie. E allora, nei Derny, vittoria dei campioni del mondo Kneschi e Thomas con Christian Dagnoni, che è tuo fratello. Seconda posizione per Lamon e Scartezzini e Peter Bauerlein della maglia La Rocca. Terza posizione per i cechi Bla Hochmann con François Toscano della Caffè Ramenzoni. Tu, Cordiano, sei rimasto appena fuori dal podio con Cocard e Reza, però avete dato spettacolo. Sì, Cocard è veramente un corridore molto veloce, che dietro Derny permette di fare anche questi attacchi spettacolari. Poi sul finale c'erano loro tre davanti che erano aperti a ventaglio e siccome non è concesso l'attacco a quattro mi è stata preclusa la possibilità di andare a attaccare per vincere, se no sarei stato fuori regolamento. Però Cocard, diciamo che può essere un corridore valido per qualsiasi tipo di disciplina e a maggior ragione dietro il Derny, dove c'è bisogno fondo ma c'è bisogno anche la velocità. Sì. Cordiano, come nasce la vostra passione per i Derny? Ah, questa è una domanda a quale faccio un po' fatica a rispondere, perché è come quando mi dicono perché hai corso in bicicletta, mi sono trovato su una bici che pedalavo e poi ho continuato a farlo perché di famiglia il papà ci ha trasmesso questo. Poi ovviamente il discorso del dietro motori, che una volta era con motori più grossi, poi sempre più piccoli, adesso siamo arrivati ai Derny, però è una specialità affascinante, una specialità che anche adesso quando mi metto a spiegarla ai profani entusiasma, perché c'è tutto questo retrogusto che è determinato dalla tattica, che è determinato dall'affiatamento tra il corridore e l'allenatore. Veramente sono, io dico ogni tanto che è come giocare a scacchi, se sbagli la mossa ti mangiano. E poi lo paragono spesso al salto ostacoli, dove dico è il cavallo vero che salta, però è il cavaliere che determina i tempi, che le traiettorie. Per cui è veramente quando si corre davvero come coppia. Sì, giustamente la premiazione riguarda tutti, insomma, l'allenatore, il corridore o i corridori, come in questo caso. È tutto per questa quinta puntata del Daily. Veniteci a trovare al velodromo di Fiorenzuola per l'ultimissima serata con le canzoni di Povia, i fuochi d'artificio, ma anche i botti sulla pista, perché domani scopriremo chi vincerà la 20ª edizione della Sei Giorni delle Rose, quindi 11 luglio al velodromo Pavesi di Fiorenzuola. Vi aspettiamo. Grazie a Cordiano Dagnoni per essere stati con noi. Grazie a voi e vi aspettiamo domani sera. Arrivederci.